finanziamento va sui progetti che i comuni hanno presentato e con Fermo e Macerata completiamo il quadro, sono oltre 13 milioni di fondi europei e regionali che andranno a vantaggio della riqualificazione delle due città verso le direzioni che il comune ha indicato, quello della sostenibilità, dell'innovazione, del lavoro, della cultura, tutti elementi qualificanti per dare quella spinta in più ai centri urbani che hanno un ruolo importante nella strategia europea. I 13 milioni passa, ne attiveranno altri 5 con investimenti complessivi per 18 milioni, in grado quindi di generare ulteriori risorse, non solo il finanziamento ma anche quelle del cofinanziamento a vantaggio della città. La raccomandazione è di essere veloci nella spesa, perché poi tutto andrà rendicontato entro 2020 e può sembrare una data lontana, ma per la pubblica amministrazione è molto vicina, bandi, gare, pubblicità esigeranno i tempi giusti. Ho visto sindaci molto motivati e sono convinto che si attiveranno da subito per far sì che queste risorse si trasformino in realizzazioni. Beh, intanto 6 sono le azioni che saranno avviate e riguarderà una destinazione di soggetti vari, primo fra tutti le aziende che potranno lavorare anche attraverso questo intervento su alcune delle azioni, ci saranno i giovani che avranno a disposizione delle start-up per lavorare, qualcuno potrebbe dire ma insomma le start-up poi non arrivano oppure le fanno tutti. Avviarli in maniera diffusa vuol dire fare una scelta, un'azione ben precisa, oltre naturalmente a tutta una serie di azioni che riguardano l'illuminazione architetturale della città, quindi la valorizzazione dei luoghi suggestivi attraverso la luce, oltre a un importante progetto che riguarda la valorizzazione, come dire, la messa di investimento della nostra rete museale, che attraverso una scelta di un soggetto comporterà ulteriori investimenti. Il senso delle azioni che a noi è piaciuto fare in partecipazione all'interno della città è quello di poter creare nuova ricchezza sulla base delle scelte, delle azioni e delle risorse che ci vengono messe a disposizione. È un compito non semplice, abbiamo non tantissimo tempo, ma c'è grande determinazione nel poter vedere almeno una gran parte di queste azioni portate in fondo. Innanzitutto il grande ringraziamento alla Regione Marche per il percorso, tutt'altro che scontato, che ha portato a questo importante riconoscimento economico alla città. Questi fondi sono importantissimi e si vanno a innestare in vari percorsi che già stiamo con le nostre forze portando avanti. In primis la riqualificazione del centro storico, perché gran parte di questi fondi, una bella parte, saranno adoperati per riqualificare quello che è oggi un immobile abbandonato a se stesso, quello dell'ex mercato coperto nel pieno centro di Fermo, e diventerà invece un cuore pulsante di attività anche giovanili, di start-up giovanili nel cuore della città. Poi l'altro nodo che cercheremo di andare a sciogliere è l'occupazione giovanile. Molti fondi arriveranno per quelle imprese che vorranno investire a Fermo, ci saranno assegni, borse di ricerca, borse lavoro, e credo che questo per una città marchigiana in questo momento che rischia di perdere molti dei talenti che si hanno, per poi vederli andare magari a fiorire fuori regione, credo che sia un passo molto importante, e lì abbiamo oltre 2 milioni di investimento. Infine, sul punto di vista turistico e culturale, anche lì borse lavoro e una riqualificazione proprio degli itinerari del centro storico, che potranno insomma ancor più rendere evidenti tutte quelle bellezze che stiamo andando a riscoprire con un lavoro di riqualificazione veramente duro, dispendioso, ma anche soddisfacente.